Natasha Chiarlo, bentornata nel posto delle parole. Buongiorno a tutti. Grazie per essere insieme con noi qui in questo appuntamento, quest'anno molto dedicato ai festival, perché mai come quest'anno abbiamo riservato spazio a festival in lungo e in largo per l'Italia, ma non solo, ma noi siamo molto vicini a dove stiamo trasmettendo adesso, perché insieme con Natasha Chiarlo andiamo ad anticipare alcuni appuntamenti di un festival che si apre proprio oggi. Noi questa mattina abbiamo aperto il nostro appuntamento con la musica di Bach suonata da Ramin Bahrami. Ramin Bahrami sarà uno tra gli ospiti di questo festival, ma andiamo subito insieme con Natasha Chiarlo, direzione artistica di questo festival, Uto Ughi e la Santità Sconosciuta. Facciamo, sì. Natasha Chiarlo, una breve storia di questo festival, perché merita veramente raccontarlo per come si è sviluppato e per come la sua sostanza culturale di progetto di musica, ma di grande cultura, si è realizzato nel corso del tempo. Certo, con piacere. E giunge intanto alla sua 14ª edizione. E il festival, che prende il nome proprio del suo direttore artistico, che è il maestro Uto Ughi, si è sempre svolto alla Bastia di Staffarda. Da 2 anni la città di Cherasco, la città dalle mura stellate, ospiterà questo festival, che come sempre vede protagonisti grandi artisti del mondo della musica. Questa sera apriamo il festival con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, che accompagnerà giovani talenti. Ci sarà una pianista bravissima di 18 anni, poi 2 violinisti, di cui uno è un cunese, Indro Borreani, a cui io tengo molto perché tra l'altro è anche un allievo del maestro Uto Ughi, e poi un'altra violinista favolosa che arriva dal Veneto. Domani, come accennavi tu, qui ci sarà il grande pianista iraniano Ramin Bahrami, che ci onora della sua presenza, e farà un concerto in duo con il flautista Massimo Mercelli. E poi sarà la volta di Uto Ughi, per la sua 14ª volta, sarà qui da noi quest'anno con un programma straordinario, molto popolare, che sono le 4 stagioni di Vivaldi, e lui le commenterà, le spiegherà, creerà un contatto col pubblico, come una conversazione, e sarà molto 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 seguito naturalmente, perché è così tanto amato da tutti e dalla nostra provincia. E poi terminiamo con il soprano Norma Fantini, anche lei straordinaria artista piemontese, cunese per l'esattezza, di Beinetti, famosa in tutto il mondo, e guarda, è una nostra cunese, e vorremmo in questo caso anche consegnarle un premio alla carriera. Quindi è un festival sempre con grandi artisti, il pubblico ci segue, ci ama, e questo veramente ci fa molto molto piacere. E come sai, la manifestazione è organizzata dall'Associazione Toscanini, che rappresento insieme a mio fratello Ivan Chiarlo, per cui ecco, vi invitiamo a partecipare, perché ne vale veramente la pena. La città di Cherasco ci ospita, collabora con noi attivamente alla riuscita di questi eventi, e siamo veramente molto molto felici. Voglio ricordare che la direzione artistica appunto del maestro Uto Ughi per questo festival, ricordiamo che l'Associazione Toscanini organizza anche l'altro festival molto interessante che conoscete, che è Anima Festival all'Anfiteatro dell'Anima, quindi 2 anime, l'anima più spirituale, che è questo festival che inizia questa sera a Cherasco, e l'anima diciamo più popolare all'Anfiteatro dell'Anima in estate. Ma sempre con una grande attenzione a quello che è il programma, che non è semplicemente un mettere insieme dei nomi. Prima Natasha Chiarlo raccontava della Santità Sconosciuta, che riunisce una grande espressione della musica come quella di Uto Ughi, insieme con i nuovi nomi, ed è questa la valenza importante di un festival, perché solamente così un festival può radicarsi non solo sul territorio, ma può radicarsi in un'espressione di grande futuro, sottolineando le valenze di giovani artisti. Esatto, proprio parlando di giovani artisti,
Il concerto di questa sera pone attenzione proprio alle nuove generazioni, perché questo progetto che abbiamo fortemente voluto mio fratello ed io, con la supervisione e la guida del maestro, guida artistica del maestro Utoghi, vuole dedicarsi attivamente ai giovani, tant'è che questa sera quattro meravigliosi talenti straordinari hanno la possibilità quindi di esibirsi, di iniziare un vero e proprio percorso artistico, per cui sì, i grandi, Ramin Bahrami, Uto Ughi, sono stati da noi, Raina Kabaivaska, anche per il teatro Giancarlo Giannini, e poi ancora tanti artisti come le orchestre più importanti della RAI, l'orchestra della Scala di Milano, ma porre anche attenzione ai giovani che hanno necessità di qualcuno che crede in loro e avere così la possibilità di farsi conoscere. Questa sera veramente vi consiglio di partecipare, perché noi ci teniamo moltissimo a questo progetto e ringraziamo come sempre tutti ciò che ci sostengono, perché oggi più che mai che la cultura è bistrattata, che ci sono difficoltà ovunque, ma soprattutto per la cultura è importante che il territorio si unisca per sostenere delle iniziative in cui noi crediamo, come questa. Natascia Chiallo, io vorrei ritornare su una cosa che hai accennato poco fa, vale a dire Uto Ughi, che sarà protagonista con le quattro stagioni di Vivaldi che tutti quanti noi conosciamo. Ma le quattro stagioni di Vivaldi saranno non tanto raccontate. Poco fa dicevi una parola molto importante, quasi una conversazione, ed è questo il modo che Uto Ughi, chi non ha ancora provato questa cosa la deve provare, perché è veramente per entrare nell'humus musicale. Ecco, come racconta Uto Ughi per poi andare incontro alla musica? Io credo che sia una valenza molto forte per farci entrare ad ascoltare la musica. Assolutamente, questa è una sua dote straordinaria di grande comunicatore ed è amato molto per questo, perché lui ti sa accompagnare in questo viaggio, no? Per cui quello che lui vuole dire e comunicare, vuole che tutto il pubblico sia partecipe con lui in questa sua missione, ed è straordinario proprio le stagioni di Vivaldi, ma come tutti i programmi che lui esegue, ama spiegare, ama raccontare al fine che il pubblico possa comprendere meglio ciò che sta ascoltando e quindi partecipare, perché la musica è comunicazione, per cui un artista si deve veramente mettere in simbiosi col pubblico e cercare un dialogo, quello che fa lui, dialogherà per esempio in questo caso le stagioni, proprio perché l'ho desiderato io questo programma, essendo io la sua assistente artistica, so di cosa sto parlando, cioè la comunicazione e il coinvolgimento che lui riesce a instaurare con il pubblico, questo coinvolgimento. Leggerà quindi i sonetti di Vivaldi e poi racconterà ciò che Vivaldi voleva dire in queste stagioni, ed è come una lezione concerto, e si instaura così un dialogo fra lui, tra gli artisti e il pubblico, perché sarà accompagnato dall'orchestra I Filarmonici di Roma, un complesso meraviglioso che accompagna il maestro nei concerti più importanti della sua carriera. Prima di salutarci, Natascia Chiarlo, una informazione di servizio importante. Come arrivare ad avere le prenotazioni, oppure saranno biglietti liberi esattamente arrivando al posto? Il concerto di questa sera è gratuito, su prenotazione, a un numero telefonico che si trova su tutta la nostra comunicazione, sul nostro sito, posso dirlo brevemente se è necessario, certo che 340-6856-173, oppure presentandosi questa sera direttamente al Santuario Nostra Signora del Popolo a Cherasco. Il concerto di domani sera si può prenotare tramite Ticket One, così come quello di Uto Ughi e di Norma Fantini, altrimenti alla Parafarmacia Rossi che si trova a Cherasco. Grazie davvero Natascia Chiarlo per questa opportunità, ci risentiremo per altre occasioni, sicuramente musicali, di spettacolo, ma soprattutto sotto la voce e dentro la voce cultura. Buona giornata, Natascia. Grazie a voi, grazie di cuore, ciao Livio.